Canche Abbaia, il format dedicato a chi ama il più fedele amico dell'uomo. In studio l'educatore cinofilo Maurizio Luppi. E siamo con Maurizio Luppi, educatore cinofilo. Benvenuto anche questa settimana. Ciao Giannina e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Abbiamo pensato di parlare questa settimana della dipendenza del cane dal padrone. Si può parlare di troppa dipendenza? Sì, certo, si può parlare di troppa dipendenza cercando di capire cosa intende il cane, non solo quello che noi vediamo che fa il cane nei nostri confronti, ma cosa intende il cane col dipendere da noi. La dipendenza io per esempio la trovo dal punto di vista emozionale e sentimentale, in quanto il cane sente di avere questo legame nei confronti del suo referente umano, che può essere uomo, donna, bambino, e c'è questo scambio emozionale. Lo scambio emozionale dove il cane manifesta che cosa soprattutto? Manifesta l'esigenza di essere amato, di essere considerato. Cioè il cane è un po' un contadino che semina, cioè lui provoca attraverso una semina la crescita di altrettanti frutti di quanto lui semina, cioè quando dispensa amore intenda poi ricevere amore. D'altra parte si può anche vedere la dipendenza affettiva come una insicurezza del proprio cane che ha bisogno di questa protezione, diciamo, del referente umano, di chi l'ha adottato, chi l'ha accolto in casa, e ci sta anche questo ed è un discorso da vedere, di affrontare e risolvere, perché fa parte delle insicurezze del cane, cioè mancate esperienze che non lo portano a conoscere se stesso e a riconoscere in se stesso le capacità per risolvere in modo autonomo una certa situazione. In tutti i casi la dipendenza, che sembra una parola brutta, si può anche vedere in senso positivo. Ecco, il discorso che ho fatto finora era di vedere comunque l'aspetto relazionale, che è la fondamentale qualità, e soprattutto la bacchetta magica, l'arma segreta che abbiamo noi, con la possibilità appunto di vivere insieme a un cane, avere questo scambio emozionale, sentimentale, e soprattutto aver modo di capire e vedere le cose senza giudicarle come fanno i cani, e attraverso un punto diverso di vista, completamente diverso da quello umano, appunto quello canino. Ed è una cosa importantissima che ci porta a crescere e migliorare noi stessi. Poco prima di ricevere la tua chiamata per questo piccolo intervento, stavo pensando a quelli che non hanno la possibilità di avere un cane, e per tanti motivi, che frequentino un canile, che cerchino di entrare anche loro nel mondo emozionale del cane, pur non potendolo detenere in casa o accogliere nella propria casa per i diversi impegni o per degli ostacoli, perché è davvero una risorsa incredibile, un'esperienza fantastica che ci apre veramente gli occhi e soprattutto ci apre il E con cuore. questo invito per i nostri ascoltatori, io ti ringrazio per essere stato qui con noi e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie, buon lavoro, alla Grazie, prossima. ringrazio tutti voi e te soprattutto Giannina, ciao. Abbiamo trasmesso Canche Abbaia, il format dedicato al più fedele amico dell'uomo.